Hai esagerato! Ho giocato tutti gli stili, Giorgia! Dai, per piacere! Mi ha rotto un cellulare! Mi ha rotto un cellulare! Allora, facciamo così. Siccome sono veramente arrabbiato, sarai in piscina per 24 ore. Sì, che bello! Mi piacerà un sacco! Guardate, ragazzi, l'ho legato tutto. Ciao a tutti, io sono Salvo. E io sono Giorgia. Oggi, siccome c'è una bellissima giornata, un sole incredibile, c'è a malapena qualche nuvola nel cielo, abbiamo deciso, io e Giorgia, di venire in piscina. Mi divertirà un sacco, si schizzerà un sacco. Non si schizzano le persone, lo sanno tutti. Ma il balletto della vittoria. Esatto, avete visto, è proprio contenta. La cosa bella è che non siamo in una piscina qualunque. Guardate, siamo in un posto veramente bellissimo, perché è una piscina tra enorme, ma tra le montagne. Guardate che panorama. E guardate quanti giochi che si è portato a Giorgia dietro, che dopo ci tocca riportarla a casa e sgonfiarla uno a uno. E dovete sapere che l'ho gonfiata io uno a uno con questa bocca. Giusto, è vero Giorgia? Io non ti ho visto. Vabbè, diciamo la verità, ho usato il compressore, perché a bocca se no, e chi li gonfiava tutti questi gonfiabili? Ok. La crema me la sono data bene dappertutto, così non divento un pomodoro. Guardate il bambino che sta facendo. Sta prendendo un po' di terapia la piscina. Inizierei la giornata con un bello scherzetto. Andiamo. Il bambino è tutto bagnato! Il bambino è tutto bagnato! Wow! Hai esagerato! Ho giocato tutti gli stili, Giorgia! Dai, per piacere! Ce l'ho anche il cellulare in tasca! Mamma mia, Giorgia, guarda! Ma ne fai sempre una dietro l'altra! Ma guarda qui, tutto con i vestiti! Ma almeno... ma potevi aspettare di mettermi il costume! Guarda qui! Giorgia, spero che non sia il cellulare! No! Il cellulare in acqua, Giorgia! No! Facciamo così! Ora si prende! Guarda, neanche si accende! Neanche si accende! Mi ha rotto un cellulare! Mi ha rotto un cellulare! Giorgia, ora hai esagerato! Basta! Mi sono stancato! Rivestiti e andiamo subito a casa! Andiamo! No, 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 no! Andiamo a casa! Ok, allora facciamo così. Io ora mi vado a cambiare perché sono zuppo d'acqua, ho le mutande e i calzini pieni di acqua. Mettiti seduto sulla sdraio e non ti muovere. Dopo che mi sono cambiato, perché sennò così mi viene la febbre, deciderò che cosa fare. Vai subito a sederti. Va bene. Si possono fare questi scherzi? Uff, guarda. Oggi veramente, guarda, mi ho fatto proprio arrabbiare. Mi sa che oggi l'ho combinata proprio grossa. Non sapevo che il babbo c'aveva il cellulare in tasca, gli ho rotto anche un cellulare, quindi mi sa che sono proprio nei guai. Meno male ragazzi che mi ero portato un cambio, meno male, se no mi toccava ritornare a casa tutto bagnato. Allora facciamo così, siccome sono veramente arrabbiato, cioè ero venuto qua per divertirmi insieme a te, ma invece sono veramente arrabbiato, si prende ora tutto quanto, sistema tutto e si ritorna a casa, basta. No, io voglio rimanere qua a farmi il bagno. Vuoi rimanere qua? Bene, allora facciamo così. Siccome io mi voglio riposare, mi voglio abbronzare, mi voglio buttare su una sdraio senza sentirti, ok? Senza che combini guai di nuovo. Ridi. Sarai in piscina, dentro la piscina, per 24 ore. Sì, che bello! Mi piacerà un sacco! Sì, ti piacerà un sacco. Poi tra qualche ora, quando sarai stanca e vorrai uscire, io ti dirò di no e poi vediamo che cosa mi dirai. Scegliti una zattera qualsiasi e ci devi rimanere, ok? Io non ti voglio vedere fuori dalla piscina. Questa qua. Quale? Il cocomero? Sì. Vai. Oh, ce l'ho fatta! Ci devi rimanere per 24 ore. Ogni tanto ti vengo a controllare. Siamo capiti? Sì. Ciao, ciao. Ciao. Che c'è, George? Dimmi, ancora. C'è il kit di sopravvivenza. Ok. Vabbè, la vado a prendere. Tieni Giorgio, ho preso tutta la tua roba, aspetta che te la lancio, Pronta? Uno, due e tre. Ok, centro,
E poi ti do anche questa che ti potrà servire magari durante il pomeriggio. Ok. Bye bye. Ciao. Allora, intanto ho pescato questo. Voglio arrivare lì e voglio fare un bel tuffo. Ok. Oh, però prima di salire qua nella terraferma dobbiamo controllare se da qualche parte c'è il babbo. Quindi vediamo. Oh, non lo vedo da nessuna parte. Ok, ci sono. Ok, io ho paura. Ho paura? Come non ce la faccio. Uno, due, tre, due. Ce l'ho fatta! È prestissima! Sto morendo di freddo! Uno, due, tre! Oddio, è divertentissimo! Io non ce la faccio più! Voglio salire nella piscinetta! Paura! Non mi riesce! Aiuto! Io non ne posso più! Che stupidina! Di là ci sono le scale! Vado! Non ne potevo più! Adesso faccio una cosa molto molto pericolosa! Che se mi vede il babbo sono molto guai! Guardate, prendo una rincorsa e salto nella piscinetta! Pronti, partenza e via! Wow, ce l'ho fatta! Ragazzi, ma voi usate ancora i braccioli per andare in piscina oppure senza e sapete già nuotare? Scrivetelo nei commenti! Faccio un altro tuffo! Vai! Pronti, partenza e via! Adesso faccio una cosa molto molto difficile! Da una zattera all'altra e vado ce l'ho fatta. Ragazzi, sono insieme ad avere molta molta fame e anche sete. Vediamo cosa mi ha fatto il babbo. Beviamo un attimo e mi ha dato l'acqua. Adesso voglio cercare da mangiare. Cosa? Ma come? Non c'è il mangiare! Babbo, vieni subito qua! Babbo, dai, non c'è il mangiare, vieni! Babbo, mica si lascia una bambina senza mangiare! Vieni subito! Ma la sentite, ragazzi? Ma la sentite? E sembra urlare, sembra chiamarmi. Arrivo, arrivo. Che c'è, Giorgia? Vediamo se si è asciugato il cellulare. Ancora no, vabbè. Dimmi, Giorgia. Come non hai plum cake? Ma erano dentro lo zaino, Giorgia. Hai controllato bene? Ah no, guarda. Lasciate qui. E va bene uno? Vai, te lo lancio. Sei pronto? Te lo lancio. Uno, due, prendilo, tre. Mamma! Ma non l'hai preso, Giorgio. Perché? Te lo prendo io, Giorgio. Guarda, c'ho il retino. Aspetta, vediamo se ci arrivo. No, oh, non ci arrivo. Aspetta, non ci arrivo di là. Preso, vai, te lo lancio, Uno, due e tre. E tre. Brava. L'ho preso questa volta. Bravo, ora vado a riposarmi. Okay. E non mi chiamare per favore sempre. Meno male che adesso c'è un plum cake, perché c'avevo lo stomaco che faceva crack crack. Cioè avevo le rane in pancia. Meno male che sto mangiando. Voglio scendere di qui. Non ne posso più. Devo scendere. Inizio a soffrire il mal di mare. Ho paura. Voglio uscire da qua. Io non ne posso più. Devo uscire dalla piscina. Ragazzi, non ne posso più.
Non ne posso più, era meglio che rimaneva a casa. Dimmi, Giorgia, ma che cosa vuoi ogni te due che mi chiami sempre? Cosa vuoi? Quanto manca? A far che? A uscire dalla piscina. Mancano ancora ben 3 ore, Giorgia, Uffa! Allora mi monto la tenda. Brava. E allora non mi chiamare più, però, per favore, Giorgia, che stavo leggendo un libro, dai, per piacere. Però, uffa, mi sto annoiando, voglio uscire da qua. Ha capito? Mi hai rotto il cellulare? Volevi rimanere in piscina? Allora rimani in piscina per le ore che ti ho chiesto, cioè 24 ore. Bye bye! Sono stanca e ho molto molto sonno. Vabbè, io mi monto la tenda. Oh mamma mia! Non me lo ricordavo che era un po' così gigante. Ok, adesso mi riposo un pochino al sole. Ragazzi, non sento Giorgia e quando non sento Giorgia o sta accumulando qualche guaio o mi devo preoccupare. Andiamo a vedere perché con lei ogni volta succede sempre qualcosa. Vediamo. Ma è dove? Io non la vedo mica io. In acqua non c'è. Vediamo. Non c'è. Ah, mi sa che è qui, guardate. Ha montato la tenda. Sta dormendo. Sapete che vi dico, ragazzi, ora che sta dormendo non si sente neanche una mosca volare. Mi metterò anche io sulla sdraio e mi prenderò anche io un po' di sole. Meno male, dopo 4 ore si è addormentata. Yeah! Che dormita, quante ore sono passate? Boh, io non c'ho l'orologio. Quindi dov'è il babbo? Quindi dov'è? Ah, eccolo lì. Quello lì o gioca o dorme, oppure invece di lavorare gioca. Babbo! Babbo! Non sente neanche un terremoto oppure un meteorite. Adesso gli faccio un altro scherzo. Così impara a lasciare una bambina per 24 ore in piscina, che intanto prima stavo morendo anche di freddo. Ho un'idea. Davvero, adesso ci penso io a lui. Guardate ragazzi, l'ho legato tutto. Così quando si sveglia mica si muove, è tutto legato. Ok, così certo che non si muove. Guardate com'è tutto legato. La cima a fondo. Oh, proprio non si sveglia. Mi sa che tocca a me svegliarlo. Ok. Una bella secchiata d'acqua. Sai come si sveglia? Legato, Giorgia! L'hai legata io! Slegami! No, non ti slega! Slegami subito! Giorgia, perché mi hai legato? Mi hai legato perché non puoi lasciare una bambina 24 ore in piscina! Stavo soffrendo il mal di mare! Ma capito! Ma tu che mi hai rotto anche il cellulare, mi hai rotto! E quindi l'ho lasciato in piscina! Slegami, Giorgia! Slegami! No, ti slego! Slegami subito! No! Giorgia, slegami! Non ti voglio slegare! Giorgia, slegami per favore! No, non ti slego, perché se ti slego mi in punizione e così posso fare tutto quello che mi pare. Posso entrare e uscire nella piscina e mi posso mangiare tutte le schifezze che mi pare. Guardate che carino il babbo là dietro tutto legato. Fa proprio ridere. Se volete che lo slego, allora questo video deve arrivare a 10.000 like. Giorgia, slegami! Non ti slego, se no mi rimetti di nuovo in punizione. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti pollicioni. Poi iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli aggiornamenti. E io come sempre vi saluto con un grande wow! Giorgia, slegami! No! Giorgia! No!